poi abbiamo Io sarò estremamente rapido nel mio intervento. Innanzitutto mi unisco alle parole del vicepresidente, che il vicepresidente della Cassedile di Milano ha avuto ieri, nel ringraziare tutti coloro, a partire dai dipendenti della Cassedile, ma anche a quelli della Commissione Nazionale, che hanno consentito, grazie al loro lavoro, al loro impegno, di organizzare, di rendere possibile questa importante celebrazione. 100 anni della Cassedile di Milano, non sono uno scherzo. Ne approfitto anche per ringraziare gli ospiti stranieri che insieme a me parteciperanno alla tavola rotonda di oggi pomeriggio, le interpreti che avranno un compito importante stamani, ma anche nel corso della giornata. E poi vorrei fare anche delle riflessioni rispetto ai lavori di ieri. Guardate, 100 anni non sono uno scherzo. Si può obiettare rispetto al fatto che 3 giorni sono molti per raccontare un'esperienza così importante e quindi ricca, intensa di contenuti, di appuntamenti, tavole rotonde. Però è altrettanto vero che quando si è deciso, che la Commissione Nazionale e la Cassedile di Milano hanno deciso di fare insieme questa importante iniziativa, si è detto va bene, cerchiamo insomma di fare in modo che a ognuno rimanga qualcosa di questa iniziativa. Poi non è detto che tutti gli invitati devono partecipare a tutte le tavole rotonde, ognuno sceglie in base all'argomento al quale partecipare. E la scelta anche dal punto di vista logistico non poteva essere migliore, perché dal punto di vista del sociale, della solidarietà, questo centro insomma, è un centro importante. E io credo, almeno questo è valso per quanto mi riguarda, quanto riguarda quindi il sottoscritto, che solo ascoltare i saluti di Don Rigoldi, ripeto, per quanto mi riguarda, è valso il biglietto del treno Roma-Milano. Perché ascoltare la sua testimonianza rispetto al giro fatto con i costruttori, gli investitori, sulle periferie milanesi per far vedere come vive una parte dei cittadini di Milano. Questa è una testimonianza importante, perché lo dico agli imprenditori, badate, dovete fare i conti con una realtà che va affrontata con urgenza, che è quella della retribuzione dei lavoratori edili. Perché se è vero come è vero che in Milano, è un centro importante nel quale insomma cattura investitori, investimenti enormi per realizzare cose belle, importantissime, è altrettanto vero che di ciò che viene realizzato al lavoratore edile va ben poco, e sono gli stessi lavoratori edili che Don Rigoldi ha accompagnato gli imprenditori a vedere dove vivono. E allora questo per dire che la crisi in realtà ce la dobbiamo lasciare alle spalle e dobbiamo iniziare a affrontare il nostro lavoro in termini con responsabilità, con vera responsabilità, in termini e in modo completamente diverso rispetto al passato. Poi, a proposito sempre di riflessioni, cosa mi è piaciuto della giornata di ieri? Lo accenno a chi non era presente. Beh, le cose dette da Massagli e da Fajuoli. Fajuoli non lo conosciamo da oggi, è un esperto di bilateralità enorme. Che ci dice Fajuoli? Che cosa ci ha detto? Ci ha detto una cosa molto semplice, dice: guardate, non dimenticate
voi che qui celebrate 100 anni di storia, che negli altri settori, noi lo sapevamo già, ma detto da un esperto, da un professore, è ben altra cosa, che gli altri settori vi guardano e vi continuano a guardare perché siete un modello. Un modello che secondo me però, quando fa delle scelte, e questo ce lo dobbiamo dire senza riserve, le deve fare sapendo che i tempi non devono essere lunghi, ma le scelte devono essere immediate. E poi Massagli ci ha detto anche, questo sistema ha una capacità enorme da sempre di leggere i bisogni e di anticipare il legislatore. Oggi si apre una nuova fase, che è quella di puntare sull'innovazione. Beh, oggi ne parleremo parecchio, sia nella tavola rotonda dove insomma ci saranno gli interventi degli ospiti stranieri, ma anche in quella delle parti, a seguire delle parti sociali. Ecco. Io spero che insomma da queste giornate emerga veramente insomma un lavoro importante che il sistema, la Cassa Edile di Milano e la Commissione Nazionale possa poi consegnare alle parti sociali per le loro valutazioni. Ecco, io non avevo altro da aggiungere, quindi lascerei a questo punto la parola al Presidente della Cassa Edile. Grazie mille, Vicepresidente. Faccio accomodare appunto il Presidente della Cassa Edile Milano Lodi Monza e Brianza, Gabriele Bisio. Prego. Benvenuti. Sarò anch'io forse ripetitivo, ma con grande felicità ringrazio tutti i dipendenti della Cassa Edile di Milano e gli amici della CNCE che hanno permesso la riuscita di questo evento. E farei due riflessioni su questo luogo, perché questo, come diceva l'amico Sannino, è un luogo davvero significativo e non è stato scelto a caso. Perché è un luogo significativo? Perché è un luogo dove, come diceva ieri Don Gino Rigoldi, spesso ci sono i più deboli e i più deboli hanno bisogno d'ascolto. Ecco, come ieri diceva anche Carlo Trestini, tra i nostri mondi ogni tanto forse sarebbe meglio ascoltarsi un attimino di più invece che urlare, ed è un esame di coscienza che faccio anche a me stesso, Salvatore Cutaia lo sa benissimo, ogni tanto magari arriviamo a uno scontro, ma lo scontro deve diventare poi confronto e il confronto deve essere costruttivo, e quindi questa vuole essere la prima riflessione. Una seconda riflessione, sempre ricollegandomi a questo luogo, che ripeto è un luogo denso di significato, con un'anima forte, è che siamo in un luogo comunque periferico. Un luogo periferico, e credo che la sfida dei costruttori, dei miei colleghi, ma del mondo della bilateralità, sia di mettere al centro dei nuovi programmi le periferie. Credo che l'amministrazione comunale di Milano abbia già messo l'attenzione con il nuovo programma di governo del territorio, col piano di governo del territorio su questa cosa. Sono quelle periferie da rammendare di cui Renzo Piano appunto parla ancora, e è il futuro della città. Ci sono tante cose che dopo anche il professor Abis ci aiuterà a sviscerare, ad esempio possiamo parlare di grande distribuzione, di tessuti urbani che stanno un po' morendo, insomma dobbiamo impegnarci, dobbiamo fare con un'attenzione sicuramente ai più deboli e a chi più bisogna, anche perché lì sarà il lavoro, c'è poco da fare. E un terzo spunto di riflessione, ne parlavo con Andolfato prima, è sicuramente mi viene in mente ripensando al filmato che abbiamo proiettato ieri. Abbiamo visto che chi ci ha preceduto ha fatto le cose davvero bene, e da lì secondo me dobbiamo ripartire con nuove idee, nuova linfa vitale per cercare di dare sempre un'anima costruttiva a tutte le casse edile del paese. Quindi buon compleanno Casse Edile, grazie per essere intervenuti. Grazie, grazie Presidente.
Bene, sulle parole che sono state dette, che rimarcano poi il pensiero introduttivo, quindi su quello che è stato fatto, vediamo quanto potrà essere fatto per il domani. Quindi invito a salire sul palco il professor Mario Abis della IULM Partner RSM, che ci presenterà appunto la ricerca Vivere e abitare il futuro. Grazie professore. Invito cortesemente a chi è fuori a entrare in sala, grazie, e fare più silenzio. Allora, un grande ringraziamento alla Cassa Edile che ci ha invitato, innanzitutto ci ha invitato qui in questo momento così importante, cent'anni significativi della crescita economica pur contraddittoria del nostro paese, un soggetto fondamentale, e ha voluto accompagnare questa presenza, questo invito, con questa ricerca sull'abitare, sulla casa, di cui adesso vi darò qualche elemento di sintesi. Signora, si sente tutto in sala. È molto importante, lo accennava il Presidente adesso, capire in che contesto noi ci muoviamo, parlando di casa, parlando di abitare, delle diverse declinazioni, e sapendo che ci occorre, ci attende un futuro molto complesso da questo punto di vista. Bene l'accenno al tema dell'innovazione, al tema della centralità del mondo dell'impresa delle costruzioni, perché tanto per dare un dato subito a quei dati che spaventano, che sembrano un po' fantascientifici, ma noi andiamo verso un mondo, come dice Castells, che sarà il mondo del pianeta metropolitano, dove quasi l'85% della popolazione vivrà in strutture metropolitane di varia natura. Che sia una distopia o che sia una previsione, dipende, che possa diventare una situazione positiva, dipenderà molto dagli attori che sono protagonisti dello sviluppo delle città, dei tessuti urbani, e che interpreteranno questa tendenza metropolitana che è ormai dentro il DNA della nostra società contemporanea in tutte le declinazioni. Una grande opportunità per il vostro mondo per interpretare il senso positivo di questa evoluzione. Oggi l'abitare, come vedete qua, è un punto fondamentale del vivere. Oggi l'abitare, che già mi ricordo i primordi di questa ricerca che si chiamava Housing Evolution, l'abitare, il valore dell'abitare, che era nettamente il valore fra i tanti dei consumi, dei comportamenti, aveva un differenziale di 30 punti nelle famose scale di soddisfazione. L'abitare bene è cresciuto ancora di più, e direi che il cambiamento di questa centralità rispetto a tutte le altre è che l'abitare si declina in tante situazioni. C'è l'abitare privato, naturalmente, c'è l'abitare dei luoghi del lavoro, c'è l'abitare dei luoghi del commercio, dello shopping, dei servizi, dei luoghi del tempo libero. Abitare bene è ormai la dimensione della specificità della nostra società. Per cui la ricerca che vede questa dimensione, che si accompagna alle tante trasformazioni che conoscerete, la trasformazione demografica, popolazione che invecchia, popolazione anziana, un grande tema sulla sanità, modifiche del tempo con tutte le tecnologie legate alla mobilità, quindi tanti luoghi che diventano interstizi di questo abitare, cosa che prima non succedeva, le tante simultanee cambiamenti vedono comunque sempre al centro questa tematica: dove sto, come sto, sto bene, abito bene nel pubblico e nel privato, e la casa è l'epicentro di questa dimensione. E qui che abbiamo inserito la struttura della ricerca, non sto a farla lunga sulle questioni metodologiche, però abbiamo dei dati molto solidi che sono a disposizione, ovviamente vedremo oggi solo, come dicevo prima, delle sintesi, ma la prima cosa è vedere in questo megatrend qual è la domanda dell'abitare, cosa vuole il mercato pubblico di tutte le declinazioni, i desideri e i sogni, oltre che i bisogni, che si accompagnano a un abitare che è il centro degli interessi della società e del cittadino consumatore. E per fare questo abbiamo fatto una ricerca abbastanza importante dal punto di vista metodologico, integrata, mescolando fasi qualitative, focus group di varia genere per capire le motivazioni, con un campione di oltre 3.000 casi, e con un sovraccampionamento sulla zona, diciamo, dell'area qui di Milano, Brianza, Monza, di 1.000 casi, in modo da avere sempre il dato
diciamo, dell'area, della zona, confrontato con quello nazionale. Se poi aggiungiamo il fatto che questa ricerca ha un lungo passato di osservazioni sistematiche, abbiamo la possibilità anche di confrontare i dati, che è molto importante, per vedere queste tendenze. Scusate, possiamo chiudere, che sento un po' un rumore di sfondo, che sono importanti. Innanzitutto il primo dato è questo. Cosa vuol dire questo? Che in realtà la soddisfazione verso la propria casa, l'abitare, è molto alta. Vedete che il voto medio in Milano, Lodi, Monza e Brianza è 7.7 sulla scala 1 a 10, quindi un dato eloquente. La gente, ma questo amore verso l'abitare non vuol dire che la gente non è disposta e interessata a cambiare. Dice che la casa, e non era così nel passato, è il punto di riferimento di qualità della propria soddisfazione di vita. A livello nazionale questo dato cresce ancora e questi numeretti cerchiati vogliono dire le frequenze, no? Vedete che questa media è trascinata da valori molto alti, i 10, gli 8, i 7 sono in realtà i punti di massima concentrazione di questa soddisfazione. Il fatto che ci sia questa soddisfazione così elevata verso l'abitare, cosa che non riguarda molte altre aree di consumo e di servizio, vuol dire che è un mercato pronto e maturo a intercettare proposte anche di innovazione e di cambiamento. Ci è voluto del tempo, questi dati anni fa erano diversi, e quindi questo, parlando uscita della crisi, è anche un mega trend sociale e psicologico che va in qualche modo sfruttato. Alta soddisfazione. Il dato più interessante per capire la mobilità intorno alla casa è la propensione al cambiamento. Abbiamo detto soddisfazione sì, però molto alta, però c'è un 61%, un 60%, lo vedete lì a sinistra in alto, che potendo in certe condizioni cambierebbe comunque casa, farebbe un cambiamento. 60% qui, in questa zona, contro il 44,5% del nazionale. La cosa interessante è che il cambiamento si lega ad una qualità centrale di soddisfazione, mentre una volta il cambiamento era legato all'andarsene via, oggi il cambiamento molto spesso è legato a un miglioramento della casa, vedremo poi in che senso, stando sempre in una determinata area. Una volta c'era, quando mi ricordo una ricerca fatta alla fine degli anni 90, c'era il 40% dei milanesi che volevano lasciare la città per andare in campagna, andare all'estero. Questa percentuale si è ridotta moltissimo. D'altra parte sappiamo che Milano è un forte attrattore per i milanesi stessi in questa fase storica. E vedete questo dato, che questi che vorrebbero e potrebbero cambiare casa, in realtà vogliono cambiare il dato. Diciamo infatti che questo sì, cambierei volentieri, vedete che la cosa molto interessante, mentre una volta quelli che cambiamo volevano andarsene proprio via da quest'area, invece questo dato di rimanere vincolati nello stesso comune, il 41%, comporta in realtà un miglioramento nel contesto di riferimento, quindi non è una fuga, non è un elemento di radicale di trasformazione sociale, ma è un elemento di continuità che ha a che fare con quella soddisfazione che abbiamo prima. Quindi soddisfazione, centralità dell'abitare della casa, ma un mercato che è comunque si propone di poter cambiare in un futuro più o meno prossimo la casa. Sono numeri, se facciamo le proiezioni, sono numeri sicuramente elevati. La cosa interessante di questa ricerca rispetto alle altre è che quando si parlava, quelle degli anni scorsi, quando si parlava di abitare, essenzialmente il discorso era quello classico, più spazi, più spazio a disposizione, cioè il tema dello spazio e del miglioramento della dimensione fisica della casa era il cuore della domanda. Ora le cose non stanno affatto così, non stanno più così. Sì, certo, voglio cambiare per avere più spazio, ma questo vi interessa particolarmente, voglio avere degli spazi funzionali a determinati servizi che possono essere legati alla gestione della casa, sono legate a delle attività dell'individuo, sempre più la famiglia è case della casa, gli individui sono protagonisti anche all'interno del nucleo familiare di tante cose, quindi servizi, hobby e quant'altri.
avere camere separate. In sostanza la casa è già vissuta come un miglioramento nel senso della funzionalità e dell'articolazione dei servizi che può offrire. Quindi il tema fondamentale è quello lì in fondo, non c'entra più il prestigio o la dimensione prospettica della casa o l'immagine sociale della casa stessa, ma il tema è che si fanno più cose che devono essere ospitate, che bisogna stare più comodi e che bisogna razionalizzare il tempo e le attività. Questo implica tutta una ridefinizione di prospettive di attività, di progettazione, che riguarda anche i materiali, i tagli degli appartamenti. Perché questo miglioramento dell'abitare, che porta a un possibile cambiamento con quel numero così alto, si lega soprattutto a questi elementi di funzionalità e di servizi articolati. Chi è che non vuole cambiare le case? Il 39%, quindi il complemento di quel 60%, che è un dato relativamente basso, contro il 55% del nazionale. Naturalmente la questione economica è importante, pesa il 10%, però se uno guarda, il tema economico si lega a quello che si è sedimentato in questi anni, che è l'insicurezza verso il futuro, che ora si sta un po' attuando. L'incertezza e l'instabilità sociale riguardavano soprattutto la dimensione dei futuri possibili. E quando io spesso parlo delle città, dico che la visione delle città del futuro è un elemento di rassicurazione sociale che permette di avere anche una qualità significativa negli investimenti, nei consumi e quant'altro. Non è solo un tema di coreografie architettoniche e urbanistiche. Però la cosa, come vedete, è interessante, che gli aspetti strutturali economici pesano in questa quota assai meno di quelli che il fatto che la casa piace già così com'è. Quindi l'elemento, la prospettiva dell'innovazione nell'offerta diventa, anche per quest'area minoritaria che comunque non è interessata in nessun modo a cambiare, assolutamente importante. Cosa si vuole fare questo Cosa si vuole fare con questo? Qui anche qui c'è un elemento di novità. Cambiando casa, cosa si cerca? Il nuovo o la classica cosa, qualcosa da ristrutturare o qualcosa che sia proprio nuovo. E questo è una novità, perché la dimensione del nuovo che vedete prevale nettamente, oltre il 50%, è una novità rispetto alle vecchie ricerche. Non si stava tanto attenti al fatto dell'edificio nuovo, con contenuti e tecniche nuove, con tecnologie nuove e quant'altro. La casa è basta. Invece il fatto che l'edificio debba essere nuovo, che abbia nuovi layout, che abbia nuove tecniche costruttive, che abbiano innovazioni, è il punto su cui c'è forte attenzione da parte del mercato pubblico. Che vuol dire che questo pubblico mercato è molto attento anche ai processi, e questo per voi è un tema di comunicazione importante, perché naturalmente il processo di un acquisto di una casa è un processo molto lungo, in cui l'elemento dell'innovazione anche industriale, anche tecnologica, diventa importante. La cosa altrettanto nuova in questa ricerca, che esplode le tendenze, è la famosa questione del contesto, di cui io mi sono occupato tantissimo. La casa sì, l'abitare però mi interessa. Allora, se è vero che mi interessa l'abitare, è molto importante che ci deve essere un contesto significativo, che sono i contesti pubblici, i contesti esterni, la presenza di servizi, il verde pubblico vicino e accessibile, la sicurezza, i mezzi di trasporto e le relazioni sociali con la famiglia. Questa è una novità assoluta, cioè il contesto della casa, la casa non è più bunkerizzata da solo, ma diventa un aspetto quasi interno dell'abitare stesso. La correlazione servizi, verde, e funzioni di mobilità è il cuore fondamentale di questa domanda. E vedete che tutta una serie di cose che nel passato erano molto forti, i box, parcheggi, eccetera, sì, contano, ma contano molto meno, mentre prima contavano molto di più di questi elementi legati a quello che oggi convenzionalmente si potrebbe chiamare, nel senso della parola più usata di tutti, ambiente sostenibile. Se noi parliamo di una casa dei bisogni e cominciamo a parlare della casa sognata,
Vedete che in sintesi sono quattro le dimensioni, sono due le macro dimensioni e quattro importanti fondamentali. Il tema della funzionalità, che tocca il 20, quasi un quarto del campione, distribuzione dei locali, i tagli su cui c'è molta attenzione da parte del mercato pubblico, l'arredamento, l'organizzazione degli spazi, secondo bagno e spazi aggiuntivi è ormai fondamentale per tutti, il dialogo fra gli spazi che non sono più vissuti anche non solo dalle elite ma anche a livello allargato come spazi che si devono correlare l'uno con l'altro, più banale ovviamente cucina soggiorno, ma in generale la casa deve essere un'intersezione di funzioni e di servizio che poi portano un tutt'uno. Il secondo elemento, la seconda macro dimensione, come dicevo, è il tema dell'ambiente, e qui lo vedremo fra poco in conclusione quando si parla delle cose che ti interessano di più, il tema dell'ambiente che è una prosecuzione della casa, da cui la centralità dei balconi, dei giardini, come elementi organizzatori degli spazi. Il verde è vissuto come un luogo di abitare che prosegue fuori ma che deve cominciare all'interno della casa. Quindi tutto questo elemento messo insieme, attenzione a tutto ciò che è il contenuto di servizio e di funzionalità estetica della casa, molta attenzione all'arredo, alla qualità dei materiali, che è la grande novità, attenzione alla qualità dei materiali, alla personalizzazione della casa, la famosa casa della casa. La casa noi l'abbiamo chiamata poliedrica perché una casa può contenere soluzioni attraverso questa declinazione di servizi degli ambienti differenziate, radicalmente differenziate anche come rappresentazione sociale rispetto agli individui. E poi la casa del verde, la casa che guarda verso l'esterno, l'abbiamo chiamata così. Se una volta la casa era tutta autoriferita, autoinclusa, adesso è aperta, si apre. Anche quella domanda di giardini e terrazze, al di là del principio di realtà di poterlo fare, è un elemento dell'esterno che entra all'interno della casa. Se noi dovessimo fare una classifica dei requisiti da ricerca, proprio da base statistica, più importanti nel fare la casa, quello che se io dovesse fare l'imprenditore, il progettista, mi direi, ecco, allora quali sono diciamo, gli elementi, gli issues, come dicono gli americani, su cui basarsi? Questo elemento della funzionalità innanzitutto, il rapporto qualità-prezzo, ma è significativo che non sia in testa il rapporto ovvio qualità-prezzo, la presenza di balconi e terrazzi, basse spese di gestione, quindi un tema di efficienza nella gestione della casa che si lega anche alla centralità energetica, il giardino, eccetera, eccetera. Colpisce un dato importante, che le tecnologie di cui tanto si parla non sono vissute come un elemento centrale della casa. Il plus, o come dicono gli americani, il plus della tecnologia più o meno digitale che entra nella casa e esprime diverse funzioni non è una cosa così significativa. Si dà per certo che un peso di tecnologia ci sia già come commodity nella casa, ma non è un elemento di caratterizzazione funzionale della casa. E questo perché noi che facciamo molte ricerche anche sul digitale, sulla convergenza, ormai questo è un tema che è nella mobilità della gente, nella testa del pubblico, soprattutto dei giovani, di cui tanto si parla, è mobilità. La tecnologia digitale come uso di tempo, 6, 7, 8 ore, è vissuta fuori dalla casa. E la casa semmai è considerata un touch finale. Se noi dovessimo dire, in questi anni in cui abbiamo cominciato a fare questa ricerca, sono passati ormai più di 10 anni in cui abbiamo ripetuto questo osservatorio, negli anni duri del prima, anzi di più purtroppo, mi rendo conto dell'età che trascorre, 15 anni, noi avevamo fatto tanti stili di abitativi, c'era la casa forum, cioè quella la casa che si apriva gli amici, la casa macchina, la casa come funzionalità, casa fabbrica, ma dominava una dimensione che era un vissuto psicologico profondo che corrispondeva a certe richieste anche fisiche della casa, che era la casa bunker, la vedete lì. Il mondo difficile,
il mondo poi della crisi economica, delle paure varie di cui si parlava, si trasferiva nell'abitare bistopico, cioè l'abitare come chiusura, sto dentro, chiuso in casa. La casa era un bunker, appunto, che isolava la casa da tutto il resto che nella psicologia collettiva era un resto, tra virgolette, negativo e difficile. Invece, quindi la casa era un chiuso, un bunker. In pochi anni siamo passati all'abitare aperto, invece, quello che vedete in basso con una foto fra le tante che si possono, la casa che si apre dentro di sé, pur avendo le separatezze delle funzioni, e si apre verso l'esterno. L'abbiamo cambiata casa poliedrica perché questa casa ospita diverse funzioni diverse attività che sono costitutive dell'abitare. L'abitare è un'attività, un'operatività che l'individuo fa all'interno della casa. Non è un rapporto passivo rispetto al luogo che in altri termini doveva invece semplicemente ospitare, invece adesso deve stimolare. È una trasformazione antropologica gigantesca, dalla casa bunker alla casa aperta, che significa tutto un modo diverso di intendere la casa come un pezzo aperto dentro la città e che interagisce con gli spazi esterni, come abbiamo visto prima. Se dovessimo dire, e mi avvio alla conclusione, della casa dei sogni, le due grandi dimensioni su cui insisto tanto, il primo è quello della luce. La luce è l'elemento ambientale più importante, perché è quello che segna anche psicologicamente, oltre che nella rappresentazione del rapporto con l'esterno, la relazione fra l'abitare e l'individuo. La luce. La luce e la qualità della luce, le tipologie delle luci. Mi permetto di dire, noi abbiamo fatto un congresso interessante con gli architetti a Bari sul tema della luce, le tipologie della luce, che sapete meglio di me, si declinano anche su spettri legati allo status psicologico delle persone, diventa un elemento fondamentale. Luce e luminosità, quindi rapporto con gli spazi esterni, con le finestre e quant'altro. Però anche luce artificiale, luce che caratterizza il rapporto con l'ambiente. Naturalmente qui l'aspetto sostenibile diventa importante, meglio la luce naturale che entri, che significa balconi, terrazze, vetrate ampie, e spazi che si aprono in qualche modo, in modo che possa ricevere tutta questa alimentazione. E poi il secondo elemento, che è il leitmotiv dei nostri tempi, viviamo in una società piena di rumori, l'abbiamo vista prima, è quasi dipendente dalla nostra volontà il rumore, che non è solo il rumore fonetico, è il rumore dei segnali, il rumore della comunicazione, il rumore dei mille messaggi che ci arrivano. Allora, la domanda di silenzio, la silenziosità, come si diceva una volta, è un punto fondamentale. Sta a voi capire come esprimere e esercitare questa dimensione. Ma se io devo stare bene dentro la casa, il famoso stare bene, essere comodo e proattivo, il tema del silenzio collegato al tema della luce è, come dire, il paradigma di cui qualsiasi progetto deve innanzitutto tenere conto. Non sto a dirvi le percentuali, che vedete che intensità forte hanno. L'accoglienza della casa è importante, ma è un'accoglienza legata a queste due dimensioni ambientali che sono fondamentali. Se noi andiamo a vedere, ovviamente la ricerca contiene tanti elementi, concludo con quello più curioso, che è un'altra novità: dove vorrebbe vivere la gente, la casa del sogno, no? Beh, questo è un dato clamoroso, nel senso che il 49% che vorrebbe vivere in una villetta, non una schiera, e il 27% in piccoli condomini, questa percentuale 10 anni fa era meno del 30%, perché si coniugava il tema della villetta al tema dell'insicurezza. Quindi vuol dire che quella sindrome è un po' cambiata. Io so che si parla di sogni qui, no? Non sto certo a dirvi che dovete fare villette. Però è evidente che se c'è quel tema ambientale di correlazione con l'esterno, la villetta ridiventa una protagonista. E il piccolo condominio, che era sempre stato un po' al centro dell'attenzione, semplicemente era 30-30-30, piccolo condominio, grande condominio, villetta. Invece adesso i rapporti cambiano. Qui dentro ci sono i desideri, ovviamente. Quel desiderio di autonomia che supera quella fase di paura che c'era prima, questo è il dato più importante. Il bunker e la paura
superati e trasformati dal senso dell'apertura, della necessità di avere una relazione con l'esterno. In qualche modo questo tipo di indicazione progettualmente, che comprende tanti sotto insiemi significativi, diventa fondamentale. Chiudo, noi abbiamo fatto anche un approfondimento sugli estremi, punti estremi. Noi parliamo di quel 60% che è il corpaccione centrale di un mercato possibile. Poi naturalmente c'è tutta la nicchia che abbiamo esplorato delle cose di lusso, dove vedete questo tema, però le tematiche in fin dei conti risolte diversamente sono un po' sempre le stesse. Forse c'è un concetto che nella, diciamo, nel vedere, esperire le tante testimonianze di una casa come percepita, il sogno del lusso impossibile, che in realtà declina semplicemente tutte le dimensioni che abbiamo visto, c'è questo concetto dai muri alle soglie. Cioè la cosa che è venuta fuori è che devono sfumare i confini verso l'esterno, le finestre sono più ampie, c'è trasparenza e le finestre devono diventare soglie verso l'esterno. Questa correlazione esterno-interno, che poi si collega a innovazioni forti di design, è il punto fondamentale della casa del super lusso desiderato. Il superamento dei muri e delle soglie, se volete una metafora oltre che un elemento di specificità costruttiva, che fotografa molto bene questa fase di transizione. L'abitare è al centro, ora più che mai, della dimensione psicologica e della domanda sociale del nostro mercato. L'abitare residenziale deve interpretare ed essere un po' il pivot di queste nuove trasformazioni che vedono l'abitare come il cuore di una realtà che si contrasta con la distopia della metropoli diffusa e opprimente che ci potrebbe accompagnare. Grazie. Grazie professor Abis. Tra l'altro, mi scusi professore, interagisco un attimo con lei perché, essendo preside poi di un CAT, Costruzione Ambiente e Territorio, e vicepresidente degli architetti paesaggisti italiani, lei mi ha dato moltissimi spunti. Mi sembra particolarmente strano, ma evidentemente questo fa parte poi di una anche situazione sociale nostra. Vedevo sui dati il materiale e la tecnologia molto bassi in realtà come percentuale. Questo poi in realtà in un momento in cui sia sui materiali che sulla tecnologia il mondo delle costruzioni in realtà sta investendo io molto. Io mi riferisco qua, sui materiali c'è molta attenzione, l'ho detto, sulla qualità dei materiali anche come contenuto tecnologico, che però la casa deve essere un contenitore di tecnologie, questo è un altro discorso invece. Mentre invece l'attenzione all'innovazione, l'abbiamo visto prima, dei materiali attraverso la tecnologia è molto alta perché fa parte di quel portato ambientale innovativo che è così importante. Io avevo un mio caro professore che era il professor Tomás Maldonado, che molto spesso trovava similitudine tra quello che è successo nel mondo delle automobili e nel mondo della casa. E lui diceva ai tempi, noi vogliamo tutte quelle tecnologie nelle automobili, poi arriviamo a casa e tiriamo sulle tapparelle col nastro. Guardi, direi che siamo arrivati al parallelismo. Guardi, questo è il tema contemporaneo, l'eccesso di tecnologia nella mobilità esterna. Voi fate conto che io ho i miei studenti, parliamo del caso dei giovani, fra i 18, 19, 24 anni, che passano dalle 7 alle 8 ore per il 75%, poi c'è un 25% che non ne vuol sapere, 8 ore sui social, in mobilità esterna. Voi capite che quando si rientra a casa non c'è più questa tematica, diciamo, certo. Semmai è un elemento residuale. Però vorrei che fosse chiaro che invece la tecnologia dentro al materiale è un punto di grande importanza. E poi mi trovo assolutamente d'accordo sugli ultimi due punti, la luce. Noi siamo stati a studiare, a parte i bellissimi esempi che avevamo da Carlo Scarpa, lo stesso Wright, ma poi anche recentemente anche maestri come Zaha Hadid, che delle loro architetture l'elemento principale architettonico era proprio la luce. Questo, il rapporto con la luce. Assolutamente. Professor Abis, grazie mille.